Grazie di essere venuti, peraltro in un giorno feriale, grazie a Corradino Mineo che per qualche ora strappiamo la sua vita da capolista in Sicilia, nuova vita. E un grazie particolare ai nostri amici, ospiti, relatori che hanno accettato di essere qui con noi per declinare alcune parole di un'Italia giusta. Li ascolteremo insieme, saranno tutti interventi di qualità e del resto vedrete che i nomi che si alterneranno su questa pedana parlano da soli. E con loro noi proveremo a raccontare un'idea del Paese, perché non c'è dubbio che la crisi è drammatica e pesa come un macigno, lo dicono tutti gli indicatori, ma poi te lo dice la statistica più brutale. Una famiglia su cinque oramai fatica a fare una di queste tre cose: pagare le bollette, riscaldare la casa, mettere in tavola un pasto completo al giorno. E poi ci sono i dati della povertà, del lavoro che manca, le imprese che chiudono. E su ciascuno di questi problemi noi abbiamo le nostre proposte, ma tutto questo, il lavoro, i diritti, lo Stato, poi ha bisogno di una cornice, di un fondale, nel senso che mai come adesso chi vuole guidare l'Italia deve dire qualcosa sul nostro destino, sul legame con l'Europa, con il Mediterraneo, con il mondo, e deve farlo tenendo assieme l'allarme per l'economia con uno sguardo più lungo. Non è facile, per tante ragioni. Una su tutte è questa campagna elettorale, dove è difficile anche fare un paragone, perché da una parte ci siamo noi, che chiediamo i voti per governare il Paese, dall'altra ci sono forze che i voti li chiedono per impedire a noi di governare il Paese. E sono due mestieri diversi, ma per non inseguire quella logica, e abbiamo scelto di non farlo, io credo siano utili anche momenti come questo, come quello di oggi, dove il pensiero, diceva Corradino, ti aiuta a restituire un senso alle parole dopo anni nei quali il primato di tutto ciò che fosse economico, quantificabile, ha finito col disprezzare tutto ciò che non lo era, compresa la vita di un certo numero di persone. Dunque le parole, almeno alcune parole, l'uguaglianza, le libertà, i diritti, l'idea del potere e quel civismo che molti dei termini che ascolteremo racchiude, non sono solo parole nostre. In passato abbiamo peccato a sufficienza di un complesso di superiorità. Anche se per la verità in questi decenni è stata la destra che ha provato in ogni modo a ridurre il mondo ad un solo significato, e c'è chi lo pensa ancora, dicono la crisi è grave, la crisi è terribile, ma la ricetta per uscirne è una soltanto: meno pubblico, meno Stato, licenziare subito per assumere forze, in un credo dove il più forte è di per sé il più meritevole e il più forte in quella logica quasi sempre è anche il più ricco. È stato battezzato il pensiero unico, dove l'aggettivo nega il sostantivo. Noi pensiamo l'opposto. Direi che siamo nati per dire l'opposto, cioè che la storia non è mai finita, che il mondo è cambiato, ma le persone hanno difeso il potere sulla propria vita, a volte riuscendoci, a volte no. Insomma, tra il mercato che va regolato e la democrazia che va difesa, non è detto che la democrazia abbia già vinto. Quel che è certo è che non ha vinto il mercato. E per tanti questo è stato un risveglio brusco. Se posso dirlo con una battuta, io non so se il presidente Obama vincerà la causa da 5 miliardi di dollari contro una delle più grandi agenzie di rating del mondo. Però penso che già la scelta di sfidare quel potere per la prima volta, comunque vada, sia un segnale del tempo, di un vento cambiato, là in America nel 2008, in Francia da meno di un anno, e adesso tocca a noi, poi speriamo tra pochi mesi alla Germania, tutti i tasselli di un ciclo nuovo che si apre, una stagione, un'altra stagione, dove convincere milioni di persone che una diseguaglianza immorale nelle sue dimensioni è un danno per tutti, anche per l'economia, e che la dignità di ogni essere non è mai piegabile all'interesse di qualcuno o di qualcosa, perché un interesse superiore a quella dignità non c'è. Jean Monnet diceva che l'Europa avanza solo con le idee semplici, e in effetti darsi una moneta unica, o molto prima mettere assieme il carbone e l'acciaio, sono progetti immensi,
Ma se li racconti a una classe di ragazzi, lo capiscono. Basta dirgli che in Europa il carbone e l'acciaio sono serviti a lungo per bombardarci a vicenda. Poi è successo che la politica e i conflitti hanno cambiato la storia. E così la moneta, che è nata solo dopo l'unificazione di un continente spaccato a metà come una mela. La vera magia, però, è nel fatto che le idee più semplici spesso sono anche le più radicali. E in fondo è sempre stato così. A me ha sempre colpito che nel lontanissimo 1942, in una cella di Regina Celi, Ernesto Rossi, mentre fuori infuriano la guerra e il fascismo, scrive un saggio divenuto famoso sul rapporto Beveridge e per titolo sceglie «Abolire la miseria». Non si fa scrupolo delle condizioni, è punta in alto. Il problema nasce quando la politica diventa troppo debole per coltivare ambizioni radicali. E a quel punto diventa possibile che movimenti senza radici e leader senza morale sfruttino i drammi, le sofferenze per custodire il loro interesse. Lo abbiamo visto e lo vediamo. Non è solo un modo di fare la campagna elettorale, è proprio un modo di intendere il governo. La prassi dei condoni è questo. O l'IMU da restituire a tutti, e naturalmente in contanti, che è come quel vecchio impostore del West che spacciava lo sciroppo curativo di tutti i mali. Oppure sono le espressioni, sempre scherzose, si intende, sul Parlamento da battere con i missili, in un crescendo dove ogni misura e responsabilità evapora e dove più si è aggressivi, bellicosi, più si sprofonda nella patologia dell'immaturità. E quella sindrome del mondo adulto che Kubrick ha risolto in modo definitivo in una scena di Full Metal Jacket, quando il plotone dei Marines, dopo un massacro di corpi, ritorna al campo base fischiettando l'inno di Topolino. Poi c'è l'altra concezione della politica, quella che si cala nella storia, o almeno cerca di farlo, e tenta di darle un senso, una piega, che poi è la cosa più difficile. Ecco, in una campagna giocata finora tra muscoli e tasse, noi proviamo con Bersani a parlare una lingua diversa e a dire perché quella lunga serie di proposte che abbiamo, dal welfare al lavoro, la sanità, la scuola, l'impresa e via via, perché tutto questo non è per noi la premessa, ma è l'esito di una visione dell'Europa e del suo compiersi. Potremmo anche dire così. Non sono le riforme a definire i tuoi valori, ma sono i valori che scegli a ispirare le tue riforme. Chi percorre la prima strada di solito vive di sondaggi. Chi ha il coraggio della seconda spesso trova anche la forza di pensare a quelli che verranno dopo. Io credo sia anche l'unica via per fare delle riforme che abbiano il consenso di un popolo che le capisce e le sostiene. Ieri mattina Barbara Spinelli poneva una domanda giusta. Diceva: come fronteggiare la crisi se non si coinvolge il malcontento, compreso quello morale? Ed effettivamente è così. Chi pensa di governare senza raccogliere anche un sentimento di indignazione, tutto sommato ha un'idea fragile della democrazia. E forse, ancora una volta, è proprio sull'idea di democrazia che ci dobbiamo capire se vogliamo costruire un paese unito e maturo. E però la strada per farlo non è la tecnica contro la politica, quella logica sì ci porterebbe in un vicolo cieco, è a qualcosa che in passato l'Italia ha già conosciuto, con oligarchie che hanno diffidato della sovranità popolare come base legale del potere. Il PD, se posso dirlo in questo modo, nasce sull'altro ceppo, quello che si è battuto contro una visione elitaria e che ha voluto l'accesso alla politica per milioni di persone che fossero colte o sapessero a stento leggere la scheda dentro il seggio. E queste due visioni però si sono misurate a lungo e anche scontrate, però è stata soprattutto la seconda, la nostra, a reggere l'urto del conflitto. Anche per questo siamo così affezionati alla scommessa di un partito. Perché non abbiamo mai creduto che per chiudere questa lunga transizione all'Italia bastasse un'altra elite senza popolo al comando di un popolo senza partiti. E forse questo è anche il contributo più serio che il PD è in grado di dare oggi alla ricostruzione democratica e morale del Paese. Se volete, e chiudo con un ultimo paradosso, che tra i tanti cognomi impressi su altrettanti simboli
Il nostro sarà l'unico simbolo, l'unico grande simbolo, diciamo così, senza un cognome. Ma questa forse è la prova migliore della solidità di quel simbolo e della forza del suo leader. Io penso che noi vinceremo questa sfida e che il centro-sinistra reggerà le sorti del Paese. Sarà una prova difficile, avremo bisogno di continuare a discutere, a cercare, ma siamo nella condizione di farlo perché da tempo abbiamo riconosciuto con onestà che per quanto grandi non bastavamo a noi stessi e che avremmo lavorato per unire di nuovo la politica alla parte più consapevole della società, con la partecipazione, le primarie e oltre il mito piuttosto decadente di una guida solitaria. Insomma, c'è da cambiare l'Italia e con Bersani lo faremo, ma c'è anche da restituire alla politica e a chi la fa la fatica, la forza di un pensiero e di un linguaggio, perché la lingua parla per noi, ma soprattutto pensa per noi. E in questi anni troppe parole sono state dimenticate o sciupate o sfigurate nel loro significato. In alcune pagine di 1984 uno tra i più intelligenti si occupa di revisionare il dizionario della lingua. E ad un certo punto lui lo spiega così: tu crederai che il mio lavoro consista nell'inventare nuove parole, ma neanche per sogno. Noi distruggiamo le parole, centinaia ogni giorno, perché lo scopo finale della neolingua è uno solo: semplificare al massimo le possibilità del pensiero. Voi capite che per la politica è meglio, anzi è vitale, continuare a pensare, anche perché è il solo modo che ha la sinistra per dotarsi di un racconto morale sul mondo, di una descrizione della realtà capace di attribuire alle azioni della politica uno scopo non racchiuso interamente nel pareggio di bilancio. Solo questo, ma forse non è poco. Grazie e buon lavoro.